la prima serata dell'area comune del primo giorno del programma Mozzi Games. Iniziamo questa sera con il ciclo di proiezioni di Offerto da Infiniti e insomma un grande ospite e un grande film. Ma prima vi presento Francesco Bentest che ci introduce la serata. Facciamo la
purtroppo sono critico cinematografico e la carriera di Paolo negli ultimi anni è una cosa stellare, cioè sta facendo delle cose che forse all'epoca di Osoto, se te l'avessero detto che avresti fatto i film che hai fatto negli ultimi 6 anni ai tempi di Osoto, ma ai tempi di Osoto era già molto strutturato Il Signore Piccolo, perché era il terzo film ed era già un vincente, anche se non si può mai dire perché lui fa un mestiere pericolosissimo, difficile, però veniva da era già fino a due ragazzi non solo di ottimo livello, ma anche loro vinto, perché poi a volte non sempre quando si fa un bel film, un regista fa un bel film, ci sta lì, le cose possono andare veramente in incassi nei premi. Invece veniva da un esordio e da un secondo film, boom, che già erano La Bella Vita e Ferri d'Agosto. Ma non solo, quindi poi sì, ci piace tantissimo, a noi che siamo partiti di cinema, perché è il regista da un film di 2 anni, non è facile. Non è facile per niente, a me piacciono lavori di cineastica, un film di 2 anni, vuol dire costanza, vuol dire badare alla salute. Vuol dire grave lavorare, insomma, avere questa passione anche artigianale di non tirarsi troppo, perché no, perché conosco, conosciuti di grandissimi geni, no? Però paralizzati dalla propria natura, no? Io non mi considero così tanto e quindi mi permetto il divertimento di questa cosa magari un po' grave a fare qualche. Fare la California, ci facciamo scrivere la famiglia. E
penna inchiostro di china e la matita grassa HB e lo riempì di fregacci, di battute, di proposte, di idee, di suggerimenti, e magnifici, che ci piacciono tantissimo e che insomma furono assorbiti, ma allo stesso tempo, dal momento che era il 97, cioè era firmato i grandi successi, clamorosi successi del cinema italiano, della stagione d'oro, della commedia, in quell'anno era cominciava invece a essere un pochino più anziano, lavorare meno, io lavoravo con i cecchi poveri, quindi erano i diritti produttori, comprendevi che fosse retribuito, riconosciuto, accreditato e pagato, cosa che aveva magari già fatto, faceva anche con altri giovani ambienti. In quel caso io sono felicissimo, e dal momento che mi ha detto con lui lei con me, dal punto di vista dell'insegnamento, del che aveva permesso anche dell'accesso alla cultura, consentito di poter essere a mia volta, come si dice, di beneficiarlo e quindi di dire tutta la finalità da Vittorio Cicchiore, il maestro Scarchetti, quindi in effetti questo è un suo contributo, ma importantissimo perché alcune delle battute che poi vengono rievocate, perché erano anche un film, io devo conoscere che erano lui. E quindi il terzo film di Rizzi è il suo ritorno a Livorno, era andato a Roma e quindi per lui psicologicamente deve essere stata una cosa molto interessante, infatti ritrova alcuni personaggi mentre sta sul set, vede delle persone, riconosce delle persone. Io sto citando tra l'altro un libro bellissimo di Gabriele Cerno che avessi accanto, ma è in Rizzi, che è il libro su Paolo, scritto da Gabriele e Alessio. E però ed è sembrare molto magico perché è tutto il contrario, c'è tanta Livorno e c'è un momento di Roma, in Notti Magiche c'è tanta Roma e poi c'è un momento di Piombino, c'è il rapporto di classe e c'è il rapporto di classe sociale anche in Notti Magiche, e poi che quello che vi dica, un film a Livorno come un fulmine a ciel sereno, è anche molto bello perché andò del Venezia, una regista Jane Campion si innamorò del film, le commedie nei festival tuttora non trovano particolare spazio, l'horror è entrato, l'animazione è entrata, la scienza è entrata, la commedia ancora c'è un po' di snobismo. Fuori concorso. Fuori concorso. C'è, ma no, entra a volte ma non vince i premioni. Non so, vince il premione, vince il gran premio della giuria, fu uno shock. Ricordo che ero giovane e idealista e all'epoca pensai, porca miseria, ma che rivoluzione, fu una vera rivoluzione ragazzi, e poi fece un sacco di soldi, prima non erano i soldi, allora che ci piace, 12 miliardi di lire, c'erano le lire ancora, oggi sarebbero 7, 8, 7 milioni di euro. Esatto, però con i posti di lire adesso. Esatto, e hai ragione, sarebbe molto di più, hai ragione. E quindi basta, io direi, se no vi tediamo oltre. Non c'è solo un comic, c'è molto Dickens che ha citato anche. Quello che fa diventare anche il racconto della trama di Grandi Speranze, come se fosse una sua opera che compare di fabbrica. C'è il mio Ione, c'è il mio cartiere, che non è un solo, è una piccola funzione, lo so, è un altro Ione di Livorno del centro, si chiama così. Della partita bianco, gialla, qui la regia un ballo di denaro, però ci piace la prova, si trova un fuori. Il rigore che vediamo in realtà è il sorgente di Puglia, che era il rigore dell'operale della Livorno Nord, e quindi ci sono anche tanti punti della rievocazione di un'infanzia terribile e buffa, che era quello appunto di essere nato la parte sbagliata della città, dove appunto devi anche essere preso ostaggio di pazzi, saltati, che ti fanno la benzina, poi ti buttavano il coltello e ti dicevano cose di pollo, le vostre mamme, e la speranza di diventare, insomma, di trovare una strada della vita, di anche emanciparsi, insomma, in questa condizione svantaggiata di partenza, che era
conoscenza rappresentata dell'amore con quella vicina di casa che l'aveva aspettato tutta la vita e che gli dirà tutte le mattine quando rimane in fabbrica la frase, la stessa identica frase, sei sempre più bello. Che meraviglia, un senso di sconfitta dolcissima, però che c'è anche in notti magiche che è il fratello gemello, il fratello scuro, tanti anni dopo lo so, tanti punti di contatto Paolo che ci sono tra notti magiche, e lo so, lascia, Edoardo Gabriellini, Colci, Pandolfi, Stupenda, Manuola, Nicoletta Braschi, Regina Orioli che arriva ed è già decadente e sensuale come una carne, tutti scoperti da Paolo, erano così, Paolo non lo girato, suo fratello, e via, è tutto per chi ama, per chi come noi ama il cinema. Grazie. Grazie Francesco, grazie a tutti. Questa è la domanda che faccio un po' più horror, perché qui si può aver fatto gli horror e dove le notti magiche, domani parliamo di notti magiche, presentiamo, ci diamo qualcosa che ci fa tornare, è un horror invece. Grazie Andrea.